la forza del movimento è questa, è quello che piano piano aggrega persone, perché questo. Noi quello che cerchiamo di far capire è che quello che vogliamo fare è portare tutto questo all'interno delle istituzioni, come io ho portato dobbiamo impegnarci tutto con le nostre famiglie la prima cosa. Oggi siamo al Tufello, quartiere semiperiferico di Roma, è il mio quartiere tra l'altro, il terzo municipio, e siamo in un'area un po' un'area di nessuno come spesso capita, cioè un'area verde attaccata alle palazzine popolari gestite dall'ATER, l'ex istituto case popolari, che è un po' una terra di nessuno perché viene contesa al contrario tra comune e ATER, cioè nessuno se ne vuole far carico. In tutto ciò esistono queste palazzine che sono a ridosso di questa zona con collina ricavata da terra di risulta delle costruzioni, che piano piano inesorabilmente sta smottando verso le palazzine con tutti i problemi strutturali, umidità, topi che questo può causare. Spesso ci viene detto partiamo dalle periferie, un po' come fanno noi politici questi dei partiti. Ecco, noi in periferia ci viviamo, io terzo municipio, Virginia, Ottavia, quindi insomma conosci bene la realtà e siamo qui perché è importante dare una testimonianza che i cittadini possono ricominciare a riappropriarsi della cosa pubblica, che non sia più cosa di nessuno ma cosa di tutti. Hanno detto che il Tufello è un quartiere dormiente, mi hanno detto. No, e io, dormiente, io no, ho risposto. No, ma la risposta mia è stata che non era dormiente, era lasciato, abbandonato dalle forze politiche. Non solo è importante, per noi è fondamentale che i cittadini si attivino in prima persona per prendersi cura dei beni di tutti. Tuttavia è allo stesso tempo importante che l'amministrazione non lasci ai cittadini il potere di fare e disfare. L'amministrazione deve fare l'amministrazione, i cittadini devono affiancare l'amministrazione, mai sostituirsi, perché paghiamo le tasse e perché è giusto che l'amministrazione fornisca i servizi per i quali paghiamo. Per cui quello che noi ci impegneremo a fare, come abbiamo provato già in questi 2 anni e mezzo di consigliatura, è riportare lo Stato ad essere Stato.